Eccoci qua, benvenuti, sorridente, perché stavamo scherzando nel backstage, e però benvenuti nel nostro dojo, sono Sensei Maurizio Poli, eccoci qua. Ma partiamo con la frase sempre di accoglienza dei nostri telespettatori, che siamo sul canale digitale 231 di Well TV, su Sky 810 e in streaming www.welltv.eu, sulla pagina Facebook della Bushido Palestre e sulla pagina di Well TV di Facebook, sempre in diretta. Ma partiamo subito con una frase che mi sta molto a cuore, l'ho sentita stamattina e mi ha un po' scosso, ma noi non siamo così, e la frase è questa. Non tradire quello che sei con quello che fai. E noi non tradiamo mai, siamo qua. Buonasera, benvenuti, e non sono solo. Buonasera. Buonasera, opla, opla, caramba. Siamo soli. Siamo soli. Mi manca. Manca qualcuno, sono uscita a far fuori lui, il prossimo sarai tu. Sarà il prossimo che verrà fatto fuori dalla trasmissione. Non lo so chi sarà. Chi lo sa. Ma maestra, il compito è molto gravoso. Tuo. Assolutamente, ho provato ripetutamente davanti allo specchio. Meno male, tocca a te. Diamo il titolo di questa trasmissione. Diamo il titolo. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la afferra. Quando ci rivedrà il nostro Soche? Dirà che bravi! Che bravi! A casa tutti e due. A casa tutti e due. Benvenuti. Ma non siamo soli stasera. Davvero, maestra? Già. Chi vuoi presentare? Dici, maestra. Abbiamo una persona speciale, perché in primis è un artista marziale. Quindi, davvero? Sì. Wow. Una donna. È un programma di arti marziali questo? Ma sì, direi di sì. Accidenti. Non praticanti, è un programma di arti marziali che solo non praticano, che non praticano da un anno? Ormai sì, abbiamo chiuso l'ultima di febbraio, quindi. Pensa che ieri hanno chiuso alle 17, hanno detto non, niente impianti da sci, non no, andate a sciare, davvero. Un disastro. Non parliamone, chiuso parentesi. Esatto. Quindi abbiamo la dottoressa Loredana Borgogno, vediamo se riusciamo a salutarla. Eccoci qua in diretta, eccola qua. Ciao Loredana, buonasera. Buonasera a voi. Come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene, grazie, sì. Com'è Torino? È fredda come Brescia? Torino è molto fredda, non so come Brescia, ma Torino è fredda. Quindi trasmette da Torino? Sì, da Torino. Bello. Sì. Benvenuta nel nostro dojo. Eccola qua, quindi grazie. Ti ho presentato come maestra, quindi quarto dan di judo, non solo, poi leggo per non sbagliare, atleta azzurro ad onore, e poi non solo. Perché lei è una psicologa dello sport, specializzata in psicologia dello sport. Eccoci qua, un paziente è già qua, eccoci qua. C'è molto da lavorare qui, c'è molto da lavorare. Ma in questo fil rouge che ci lega, maestra, perché invitiamo l'avvocato dello sport, sì, la psicologa, la presidente delle pari opportunità, tutte donne invitiamo. Io è vero. Non so come mai, ma in questo programma maggioranza è le quote rosa, non c'è neanche da dirlo. Tra un po'. Ce ne abbiamo. Bisogna istituire le quote, com'è che vi chiamiamo? Le quote. Sono in minoranza, però devo ringraziare sicuramente anche il riferimento qua di Brescia che ci ha permesso il contatto con la dottoressa, che è ancora il Centro Bresciano Down, tramite i suoi operatori che ci hanno indicato questa opportunità e questa gioia di averla qua con noi, perché per noi è molto importante i tuoi racconti e il tuo punto di vista, maestra e dottoressa, perché c'è questa tuo sguardo su quello che sta succedendo. Eh sì, direi che è importante, però io partirei con la presentazione, che ne dici? Maestra? Un bel video e così si presenta da sola. Per essere migliori di ieri è necessario aprirsi a nuove conoscenze. Se il tuo corpo accetta la fatica, la tua mente rispetta il tuo sogno.
Vai incontro ai tuoi sogni e loro si tradurranno in realtà. Il tuo obiettivo è un gioco, il tuo pensarlo è una sfida, il tuo inseguirlo è un'avventura, il tuo raggiungerlo è una promessa. È proprio un video motivazionale questo qui. Eh sì, bello. Che messaggio volevi dare con questo video? Allora, il messaggio era anche un po' l'esposizione dei ruoli che assumo, no? nella vita, quindi fa un po' un passaggio in tutti quelli che sono i campi dove io poi lavoro, però c'è anche il campo della persona, quindi della figlia, quindi c'è il settore sportivo perché ho anche l'incarico, insomma, ho acquisito anche la qualifica di personal trainer, quindi c'è stato un momento in cui facevo anche personal trainer. C'è la parte dello studio, quindi dove io lavoro professionalmente, c'è la formazione, però c'è anche la donna, quindi la donna come figlia. E poi l'incoraggiamento a tutti quelli che inseguono un sogno nello sport, ma nella vita, di correre dietro al proprio sogno, perché si può realizzare, insomma, si può realizzare. Bene, bello, bello il video, bello interessante. Video. Adesso chiediamo anche alla regia di far passare il WhatsApp, il numero di WhatsApp, così se qualcuno vuole mandare qualche messaggio. Intanto lo diamo, questo numero che è 347-657-4564. Potete fare domande direttamente alla dottoressa Loredana, alla nostra maestra, ma a me no, perché mi hanno detto dietro di tutte, sei inutile questa sera, vai a casa, mi hanno detto. Sei di troppo. Sì, possono anche invitarmi a cena, che non c'è il mio boss, quindi magari... Davvero? Magari ci capita lì, ma sono chiuse. Sono chiusi i ristoranti, vabbè. Il pranzo no. Ma anche a Torino, anche lì a Torino, extra Italia, siete chiusi qui con i ristoranti? Sì, sì, direi uguale. Che sia uguale per tutti. Era una battuta, era una bruttissima battuta. Facciamo qualche domanda interessante alla nostra Loredana. Volevamo sapere quando ti sei avvicinata al judo e come poi hai raggiunto la professione di psicologa dello sport. Allora, judo è stata un po', diciamo così, una casualità, nel senso che ero molto piccola, avevo 7 anni, e mia madre faceva yoga in un centro molto modesto, era un centro comunale, e nell'attesa che lei finisse la lezione io sono scesa, diciamo, ai piani bassi di questo edificio e ho visto c'era un corso di judo di bambini ed è stato amore a prima vista, cioè io a mia madre ho detto voglio fare quello e quello ho fatto fino al 2017. Ah, però caspita. Quindi... una vita. sì ho dedicato una vita a... È stato un lavoro perché c'è stato un momento che era professione, non semplice da svolgere perché ovviamente erano altri tempi, c'erano altre regole, altre richieste anche dallo sport stesso, meno occasioni rispetto adesso per un atleta, però è stato amore a prima vista e l'ho portato fino alla fine, fin quando ho potuto... L'ho fatto. So che hai gareggiato anche fino a 54 anni? Sì, allora ho gareggiato fino alla fine dell'età, diciamo così, in categoria, che sono i 35 anni. Poi ho fatto una breve pausa di 2 anni, poi ho insegnato e poi mi sono riavvicinata all'agonismo per completare poi il mio percorso di judo nel 2017. Diciamo che l'attività master è stato un po' ecco, andare a prendere quel sogno che qualcuno mi aveva tolto da giovane. Ah, eccoci. Quindi non ho mollato, ecco perché dico di inseguire i sogni, perché prima o poi, se uno ci crede veramente, in un modo o nell'altro qualcosa succede. Quindi la tua esperienza come donna atleta nel mondo dello sport ha avuto
qualche, diciamo. Sì, insomma, è stato un percorso molto particolare, ecco, lo definirei particolare. Poi dopo anzi ti rispondo anche a come ho fatto, come sono arrivata alla psicologia dello sport. Allora, per quanto riguarda il percorso di donna e atleta, allora, teniamo conto che quando io ho iniziato avevo 7 anni e quindi c'erano pochissime bambine che facevano judo ad allora. E quindi crescevo già soprattutto circondata da maschietti. In più io sono nata tra due maschi, cioè dopo due maschi, perché poi ho una sorella mia arrivata molto più avanti. Quindi sempre immersa tra maschietti. Giocavo a calcio, suonavo il pianoforte, quindi avevo la mia femminilità che veniva espressa nel pianoforte. E quindi mi sono trovata in questo ambiente ed è stato un po' particolare perché già da piccola venivo un po' così additata, è una parola grande, però oggi probabilmente si potrebbe anche usare il nome un po' bullo, no? Bullismo, perché venivo sempre chiamata maschiaccio, mi facevano i dispetti, dicevano che ero brutta, poi non so, nell'età adolescenziale. Dicevano che sarei cresciuta come un maschio. Pensa che ci fu una maestra delle medie, questo me lo ricorderò sempre, che perché sosteneva che il judo togliesse la femminilità e mi faceva camminare nelle ore di ginnastica con un libro in testa sulla riga bianca della palestra. Non ci credo. Scusa, ma sei nata in che periodo? Perché sosteneva che camminando col libro in testa non avrei acquisito la camminata da maschio e quindi Caspita. mi costringeva a fare questa bella camminata. Fortunatamente, diciamo che poi oggi i tempi sono cambiati perché anche al liceo i professori non amavano che ci si staccasse dallo studio, si andasse a gareggiare, quindi per esempio io tornavo lunedì subito interrogata, insomma era tutto molto più difficile. Non è stata semplice questo Però, no, percorso, devo dire che non è stato semplice, tornassi indietro lo rifarei. certo. Ovviamente oggi le cose sono cambiate, meno male che sono cambiate perché si hanno molte più possibilità. Dal punto di vista di donna, nell'ambito professionale, anche il fatto di fare judo, beh, la classica frase era: ah, ma allora tu prendi un maschio e lo picchi, ah, ma tu E questo, allora c'hai un scusami, ma fisico da uomo. ogni volta che qualcuno, cioè, mi presento, cioè questa, quando ti trovi una persona che non conosce il mondo marziale, la battuta ci sta sempre, voglio dire, no, non cambia Sempre. mai questa cosa. È una costante ancora oggi, ah, ma allora che poi guarda che fisico da uomo, guarda che spalle, guarda che insomma, questa è stata ai tempi una costante. Adesso c'è ancora, ma grazie a Dio direi meno. Perché vedi, E cara maestra, ti fermo un attimo, psicologo, falla maestra, parlare un attimo eccetera. perché non sta più nella Non pelle, posso più non riesce a stare, stare zitto per qualche non posso minuto. stare zitto a lungo perché il potere del maschio è ancora molto forte qua, nel mio mondo, nella mia tribù. Noi veniamo da una tribù molto antica, però vedi che l'ignoranza delle persone che non riconoscono il valore di una donna, la capacità di una donna, c'è ancora. Ma è molto diminuita dal punto di vista proprio così di accoglienza della donna. Vero, Cioè, vero. l'intelligenza degli uomini, purtroppo incocciamo sempre nell'unico idiota che andiamo a trovare che non riesce a capire l'importanza del valore delle donne nelle arti marziali o nella psicologia. Questo lo dice lei. Sì, sono settimo dan di Jiu-Jitsu, lo dico Qualche io. cosina avrò imparato, Qualcosa. poco, Quindi, però qualcosa. torniamo sempre su una cosa un po' che mi sta a cuore, anche il rispetto dei ruoli sul tatami, l'educazione, il riconoscere i ruoli, la fatica che hai fatto tu da 6 anni, andare oltre per essere agonista, per distinguerti, queste sono le cose che dobbiamo trasmettere, perché se no commettiamo ancora quello che è successo, noi trasmettiamo da Brescia, è successo qua a Brescia, abbiamo detto in altre puntate, ma purtroppo è successo l'altro giorno, alla uscita di una metropolitana, perché a Brescia c'è una metropolitana, una che va, però c'è, e hanno aggredito una ragazzina, e questi idioti qui, ragazzini di 14-15 anni, poi filmano tutto col telefonino,
un branco ha aggredito questa. Non si sa perché, perché stanno indagando la polizia. Però intanto si vede questo gruppo selvaggio che si accanisce contro una indifesa e la, qualsiasi sia il motivo, non lo so il motivo, però questa è la situazione psicologica che c'è adesso dei ragazzi giovani. Ci ritorno, maestra, scusami, ne abbiamo già parlato. Sì, esatto. Però purtroppo è una costante. È una costante, e succede questo disagio giovanile. Torniamo su questo argomento che mi sta a cuore e sta a cuore anche al nostro caposcuola che non c'è questa sera. Saluta. Posso salutarlo? Saluta tu, poi saluta tutto il pubblico. Il nostro socio Luciano Rocca saluta tutti. Saluta tutti. Ha detto Maurizio, ricordati di salutare tutti. Un'ultima cosa, notate. Ti piacciono, guardate, guardate questi scarponcini, così, questi stivaletti di moda, di fashion, molto fashion. Maestra? Torniamo alle cose serie. Posso prendere a calci nel sedere senza farmi male. È un momentaccio, però stanno arrivando dei WhatsApp, mi salvano le WhatsApp. Tra l'altro colgo l'occasione, visto che ha accennato ai saluti, volevo salutare, poi mi collego, vi spiego perché sì. Lo faccio. Volevo salutare i bambini della quarta B, che, con i quali ho condiviso 2 mesi e mezzo bellissimi, e con i quali in alcuni momenti abbiamo proprio parlato dei giochi da bambina e giochi da bambino, quindi abbiamo anche avuto modo di confrontarci su questo. Allora salutiamo. Tornando al... C'è una domanda per te. Innanzitutto mia sorella che mi sta guardando dice non guardare il cellulare in diretta. È mia sorella Rossella che saluto con la mia nipotina. Ciao Rossella, glielo dico sempre. Non mi ascolta mai. Come faccio a ascoltare WhatsApp? Adesso c'è la scusa che ha il numero di WhatsApp e quindi è sempre attaccato. Allora dice, questo signor Mario da Milano dice a te maestra, quanto ha aiutato a essere judoka nella sua professione? Bella domanda, sentiamo. Questa è una bella domanda. Allora, molto, nel senso che devo fare però una parentesi. Allora, ho svolto judo a livello professionistico, però siccome volevo fare la psicologa a 8 anni... Però! Sì, e... Ai miei tempi non c'era psicologia a Torino, c'era solo pedagogia e indirizzo psicologico. Non ho fatto solo judo. E lo dico questo perché quello che mi ha aiutato nella professione è proprio stato il fatto di aver fatto sì, ok, judo per 45 anni, però io ho fatto corsa, ho fatto nuoto, ho fatto bicicletta, ho fatto pesi e ho sempre fatto gara, raggiungendo anche dei buoni livelli. Perché uno dei sogni che io avevo era... Eccola e che c'è qua. Anche tra l'altro come aforisma, è un aforisma che io porto con me, proprio il sogno di pensare come poter utilizzare lo sport per aiutare gli altri. E quindi ovviamente, avendo provato l'emozione del successo, dell'insuccesso, della politica, ahimè a volte dei coach non efficaci, i contrasti a volte anche con le persone vicino, mi ha aiutata proprio a formarmi e poi a superare le difficoltà, quindi sono stati tanti fattori che hanno contribuito poi a rendermi così direi forte, no? Nella professione, e anche con un bagaglio esperienziale che penso che faccia in alcuni casi la differenza. Quindi lo sport è importante, fondamentale, non solo per te, immagino. Sì, allora lo sport è la tua professione. Assolutamente, cioè, allora, io personalmente ho seguito degli atleti e ci sono momenti in cui gli atleti hanno proprio bisogno di una figura accanto che li affianchi. Che non vuol dire sostituirsi, ma vuol dire semplicemente fargli vedere magari quella strada alternativa che loro, essendo dentro, non riescono a cogliere. È un momento oggi ancora molto particolare, nel senso che la psicologia dello sport viene un po' sottovalutata, anche perché, ahimè, oggi ci sono persone, diciamo di vecchio stampo, che pensano che si può far tutto. Io posso fare il nutrizionista, posso fare lo psicologo del mio atleta, posso fare il preparatore atletico del mio atleta, ma non è così, perché se no non ci sarebbero le professioni. Sicuro. Quindi
C'è ancora poca apertura rispetto alla psicologia dello sport, che all'estero invece è assolutamente, fa parte del bagaglio e un atleta non si muove senza psicologo. Anche perché lo vediamo anche con quelli che fanno gare professionistiche a alto livello. Se non c'hai, è un po' storpiato, ma il mental coach, cioè che ti fa visualizzare nella tua mente il gesto atletico per portarlo nella tua mente e poi il tuo corpo reagisce. Quindi se lo vedo nella mia mente, il mio corpo segue, giusto? Sì, allora diciamo che la mental coach è una cosa, lo psicologo dello sport è un'altra. Sì, Allora, lo sono psicologo dello d'accordo. sport può essere anche mental coach, il mental coach non può essere psicologo se non ha Guarda, vedi fatto che un Facebook ci ha percorso. rovinato un po' tutti perché uno si alza e, commenta lo scibile dicendo, non Vabbè. sapendo niente, dice, adesso commento la psicologa e diventano tutti psicologi, ma la tua professione è completa. Facebook, i social usati male hanno un po' inquinato le menti delle persone. Sì, ci sono più figure, ognuno con la sua professionalità, ognuno con le sue capacità, con i suoi bagagli di esperienze e di studi, per carità, però il mental coach è una cosa, lo psicologo dello sport è un'altra. Si procede con basi scientifiche, si applicano tecniche di provenienza scientifica, quindi insomma c'è tutto un altro percorso dietro, ecco. Volevo chiederti, Loredana, ma ci sono dei valori da, quali sono i valori da prendere nell'attività sportiva? Allora, beh, ce ne sono tanti. Allora, poi dipende anche se uno fa uno sport individuale o se uno fa uno sport di gruppo. Diciamo che i valori che si acquisiscono sono il rispetto, la condivisione, la collaborazione, la cooperazione. Poi si, diciamo così, si implementa quella che è l'autostima, l'autoefficacia, anche creatività. Anche perché Nel gruppo ovviamente ti fermo un attimo sulla sì. tua parola che hai detto, sono tutte parole pesanti, si potrebbe stare delle ore su tutte le parole che hai detto, però l'autostima è molto importante per le persone perché lo sport come autostima di se stesso, dei propri mezzi, delle proprie capacità che sono diverse da me, da te, dal mio maestro, eccetera, o da altri, però se io riesco a superare un piccolo ostacolo, una cosa che non ero capace di fare, una tecnica che il maestro mi insegna, io poi la realizzo con i miei mezzi, la mia autostima cresce, cresce anche la mia sicurezza. Allora, diciamo che c'è una distinzione da fare, soprattutto questo in tutti, ma in particolar modo va osservata con più attenzione la distinzione per l'atleta, che ricordiamo è una persona, perché l'atleta prima di tutto è una persona. C'è da fare una distinzione tra autostima e autoefficacia, perché l'autostima si riferisce all'essere come persona. L'autoefficacia al fare, quindi all'essere in grado di fare qualche cosa. Ci possono essere atleti che hanno un'alta autostima ma una bassa autoefficacia e non raggiungono i risultati, così come ci può essere un atleta che ha una bassa autostima ma un'alta autoefficacia e raggiunge i risultati. Quindi a volte bisogna essere molto prudenti e osservare bene l'atleta, perché comunque lo psicologo dello sport deve andare sul campo, deve osservare, deve vedere l'atleta in più momenti, deve vederlo nelle relazioni e quindi con le persone che lo circondano. Non è che viene in studio e si sta in studio. Lo psicologo dello sport, l'atleta lo deve conoscere, o meglio, osservare a 360 gradi. Molto interessante. Molto. Ma c'è differenza tra l'agonista e il non agonista? Dunque, io parto da una mia idea, questa è proprio una mia idea. Nel momento in cui una persona pratica un'attività sportiva, una disciplina, un'arte marziale, e se la sente addosso, quindi se la sente come un vestito, non c'è differenza, nel senso che la passione che ci mette è uguale. Poi, se parliamo di impegno, ovviamente uno sport praticato a livello materiale richiede un impegno, però non c'è neanche la pressione del risultato. Uno sport praticato a livello agonistico ci sono sogni, ci sono obiettivi, ci sono pressioni, ci sono tante cose
che ovviamente sono molto più grandi, c'è più impegno, più ore dedicate, quindi cambia ovviamente molto, però non come passione. Cioè, se da me in studio arriva una persona che mi dice io vado in palestra tutti i giorni e ci vado con passione perché mi diverto, perché sto bene, per me che lui faccia gare o non faccia gare, non cambia in quel momento. Cambia se arriva da me, ovviamente, l'atleta e ha l'obiettivo di una competizione importante, allora questo però è una cosa più sul fare che non sull'applicare una, diciamo, passione. Vorrei ritornare a parlare di te. Io so che hai partecipato a un europeo in un momento delicato della tua vita, hai voglia di parlarne? Sì, allora nel 2016 sono andata a fare l'europeo a Porec e io partivo che avevo una persona a me vicino, molto molto vicino, che non stava bene. E quindi sono partita per fare questa gara con questo peso nel cuore molto forte. E arrivata in gara mi sono detta: Loredana, o spegni il cellulare o questa gara sarà difficile per te. E così ho fatto, ho spento il cellulare, mi sono fatta una sorta di self-talk, cioè dialogo con me stessa, e ho pensato alla gara e all'obiettivo perché sapevo che questa persona voleva quel risultato come me. E quindi ho passo dopo passo ho vinto tutti gli incontri. Quando ho finito la gara che ho vinto, ho mandato un messaggio che però non è mai stato letto. Ma caspita. Quindi io salivo sul podio, ma lui andava un po' più in alto di me. E Partiamo, questo è secondo torniamo a una me. cosa più leggera Ci hai allora. fatto venire i brividi. Torniamo a una cosa più leggera, un saluto, un abbraccio, però c'è questo signor Stefano Quattrone, addirittura nome e cognome, Stefano Quattrone che dice, domanda, due punti, cosa deve fare un atleta quando non viene ascoltato dal maestro che spesso è il suo coach? Ci sono atleti che non vogliono fare gare ed altri che ne vogliono fare tante. Un saluto, grazie. Questo su WhatsApp. A te. Allora, sì, scusa, non ho capito la prima parte domanda. Dice, cosa deve fare un atleta quando non viene ascoltato dal maestro che spesso è il suo coach? Questa è la prima Quindi è parte. il maestro che non ascolta l'atleta. Sì, Esatto. che è spesso il suo coach. Questo è un problema, nel senso che l'atleta prende il coach come punto di riferimento. E quando l'atleta non si sente ascoltato, non si sente compreso, si innesca, ahimè, un brutto meccanismo. Perché c'è da una parte la passione per lo sport che fa, dall'altra c'è però nasce un contrasto con la figura che è il suo riferimento e che dovrebbe essere quello che lo sostiene. Spingere gli atleti a fare le gare quando non sono pronti o quando non vogliono farle, penso sia un passaggio non efficace nel percorso di un atleta. E così come dare obiettivi che in quel momento non sono alla portata dell'atleta, si rischia comunque di portare l'atleta a vivere un insuccesso che poi lo può ferire e lo può condizionare. Il coach, dall'altra parte, se è umile nell'osservare l'atleta e capire che in quel momento c'è bisogno di qualcosa di più, a tutte le figure intorno che lo possono aiutare, e se no, se ha un buon rapporto di stima, di fiducia, stare vicino all'atleta quando l'atleta dà dei segnali forti, perché comunque quando l'atleta non sta bene si vede, si percepisce. Per quello che dico che lo psicologo dello sport deve andare sul campo, perché quando un atleta non è in forma lo si vede. Ma quindi è preparata la nostra Sa un Loredana? sacco di cose però. Questo lo Complimenti! dice lei? Sì, lo dico io, sì. Sì. Allora, ancora qualche domanda che la mettiamo un po' Un po' così in così, adesso vediamo difficoltà. se sempre su WhatsApp. Devo per forza guardare il telefonino perché Non è colpa sua, è un non ci compito. vorrebbe qui uno mega schermo che appaiono. Cioè, e qui mi. Ma come la psicologia entra nello sport? Questo ne ho un po' accennato anche prima. Allora, anche se è ancora un momento piuttosto delicato, nel senso che ancora non è accettata, insomma, come dovrebbe,
La psicologia entra perché, come dicevo prima, spesso ci si dimentica che l'atleta è una persona, ma non volontariamente, perché si è presi dal vortice delle preparazioni, degli obiettivi, dei traguardi e ci si dimentica che c'è una persona. Ed è lo stesso atleta che a volte, sta più attento a quello che fa che non a quello che è. E quindi questo può causare dei malesseri di cui lui può anche non esserne consapevole. La psicologia entra, nella mente, nel corpo, quindi nei processi delle emozioni, nella gestione dell'ansia, ma anche nei processi dell'attenzione. Perché l'atleta deve avere un'attenzione diffusa, un'attenzione focalizzata. Diffusa vuol dire che l'atleta deve stare attento a più cose contemporaneamente. E focalizzata invece quando l'atleta punta e fa attenzione su una cosa, perché anche qui c'è una differenza tra attenzione e concentrazione, che spesso l'atleta non conosce. Io mi ricordo che ai tempi in cui ho preparato la tesi, ho fatto un questionario a livello nazionale e la maggior parte degli atleti non sapeva che concentrazione e attenzione sono due processi completamente diversi. E quindi la psicologia entra tanto perché pensiamo all'atleta che vive magari una condizione familiare in un momento particolare. E cosa può fare lì il coach? Gli può parlare come amico, però quello che succede nella mente dell'atleta, anche a livello di processi, qual è la parte che viene più attivata, quella meno attivata, non c'è questa conoscenza da parte ovviamente di chi non ha fatto un percorso. Oppure quale può essere la metodologia per guidarlo a, tra virgolette, distrarsi perché in quel momento serve che lui si concentri su altro. Perché, ripeto, l'atleta a volte può avere un problema, può pensare di gareggiare e magari vince anche, però può vincere, magari vince, non so, un incontro in 5 minuti quando la sua potenzialità poteva essere di vincerlo in 1 minuto. Quindi, perché no? Perché no? Però perché no? Perché sì, perché c'è già un'altra domanda. Poi no, Lì su, ha qui scatenato i WhatsApp, qui, social qua. questa ti saluta anche così, simpaticamente dice: "Ciao Loredana", così, Ale. Vai. Ah, ciao, ta, prim, ciao Loredana. Sono Luigina da Verona. È una domanda che ricorre spesso nelle nostre puntate, questa. La ripetiamo anche a te, ma si ripete spesso. Dice: "Volevo chiedere, la mancanza di sport in questo periodo di pandemia, in quale maniera negativa, secondo lei, influenzerà la vita futura dei bambini barra ragazzi? Grazie." È una Bella domanda domanda. che è già venuta fuori in altre puntate, ma aspettiamo da te Sentiamo. un tuo Allora, così, osservatorio. intanto grazie Luigina perché ho compreso chi è, la saluto con affetto. Prima ho salutato i bambini della quarta B e questo è proprio il gancio per arrivare a rispondere a Luigina. Purtroppo l'assenza di attività fisica ha chiuso i bambini, li ha come costretti in un contenimento che non appartiene a loro, ma non appartiene neanche all'adulto. Quindi tutte quelle energie, tutte quelle tra virgolette rabbie, tutti quei momenti di voglia di fare, di creatività, sono stati bloccati da una forzata frenata. E in alcuni casi proprio stop assoluto. E come incide questo? Incide che si perde voglia di fare, la creatività in certi casi si attiva, però poi non si può realizzare perché mancano gli strumenti, che in casa si può fare, ma non si può fare tutto. Io stessa ho fatto ginnastica in casa fino a un certo punto, poi devo dire la verità, mi sono stufata perché comunque non hai il peso, comunque non hai l'altro attrezzo, comunque ti manca questo e quindi ti fermi. A livello mentale c'è questa sorta di faccio o non faccio, chissà come sarà dopo, chissà se riuscirò a riprendere tutto, magari si litiga. Magari si va a cercare il cibo, forse non si dorme neanche più tanto bene.
Lo sport ovviamente attiva tutta una serie di componenti, va a attivare anche degli ormoni a livello cerebrale, quindi anche di gratificazione, di soddisfazione, che lo stato di fermo non attiva. C'è un termine giapponese che tu conosci molto bene, che ci aiuta in questo. C'è questa sindrome, dice, di Ikikikomori, che mi Sì, rifiuto l'isolamento. di isolamento, mi isolo nella mia cameretta, che è la mia navicella, il mio bacello, mi rinchiudo lì dentro, dormo, mangio, dormo, videogioco, dormo, mangio, Certo, basta. Ikikomori è molto accentuato perché ci hanno ridotto gli spazi, come ci hanno spiegato gli altri psicologi, ci hanno ridotto proprio lo spazio vitale, e l'Ikikomori sta perdendo molto spazio in questo momento qui tra i giovani. Ne certo. convieni, Certo. dottoressa? Ma quando toglieremo la Sì, mascherina, assolutamente. cosa dici, Loredana? Questo sarà un bel punto interrogativo. Allora, io penso questo, non so, quello che mi viene proprio a pelle da pensare è che non sarà così semplice. Tolgo la mascherina e posso pensare, poi saremo veramente fuori pericolo? E questo che mi è vicino? Chissà cosa succederà, cioè non lo so se sarà una cosa così immediata, ovvero materialmente magari lo faremo anche, però mentalmente non so se ci sarà tutta questa tranquillità, perché diciamo che tutto questo lockdown, la pandemia ha alimentato un'emozione importante, la paura. E la paura, se equilibrata, può essere una paura sana perché spinge a controllarsi, spinge a fare attenzione, ad osservare. Però se è esagerata, se è troppo elevata come attivazione, ovviamente blocca la persona e non si fa più niente. Faccio una piccola battuta che non è tanto distante. Se devo prendere il treno da Brescia e venire a Torino, prendo l'alta velocità e sono seduto lì, e se per caso mi viene da starnutire o un colpo di tosse, quelli che sono intorno a me, un colpo di tosse, niente di strano, un colpo di tosse, Sì, non è niente di nella strano. mente delle persone, cosa succede? Sì, non c'è questa sicurezza, c'è questa paura adesso, in questo Ah, momento. guarda, ti posso dire, allora, intanto adesso c'è questo vaccino, quindi forse è raggiunta l'immunità di gregge, come dicono loro, può darsi che questa paura si affievolisca. Io porto questi due semplicissimi episodi che sono successi proprio a scuola. Un bambino seduto nel banco di fronte, l'altro nel banco dietro, aveva le gambe un po' più lunghe e gli tocca il tallone. Questo bambino si gira con tanto di mascherina, tutti distanziati, quindi assolutamente tutto in regola perché nella scuola sono attentissimi, si gira verso il compagno e dice: "Non mi toccare il piede, se no mi attacchi il Covid". Mamma mia. Eppure i bambini sono informati, sentono, ascoltano. Ma ve ne potrei raccontare parecchi di queste battute lanciate così. Quindi questo sta a dimostrare che l'attenzione di cui parlavo prima, no? Anche come si parla e cosa si osserva, perché il bambino è un libro aperto in questo, no? Quindi magari uno dice sì, gioca lo stesso, sì, è sereno, poi quando lancia queste battute che per alcuni passano così, come se non fosse stato detto niente. E nel mio caso invece ha aperto una porta, infatti poi comunque ho parlato con questo bambino e insieme insomma, siamo andati a vedere poi delle cose, ecco. Quindi, maestra, il bambino Maurizio, che da piccolo mi dicevano che tirava i capelli alle bambine, No, non si faceva fa. queste cose qui, Non era già si discolo, fa. non stava mai seduto, andava in giro per i banchi, andava a trovare tutti, andava a parlare di qui di là. Dice, bravo, ma lui si deve alzare e andare Chissà perché non mi a trovare. E non ti stupisce. stupisce, però questa cosa qui di comunicare anche con il toccare, di sentire, di tirare i capelli, eccetera, adesso è scomparso del tutto, i giochi che si... Allora, è scomparsa. questo è scomparso anche se io comunque da tutto questo pasticcio traggo una risorsa, nel senso che noi abbiamo un potente strumento di comunicazione che sono gli occhi e mai come adesso io ho
aumentato la capacità di leggere negli occhi, un po' perché costretta, un po' perché appassionata, e quindi ho tratto questa risorsa. Sono lo Io specchio credo. dell'anima, se non li osserviamo non dovrebbero mentire, non dovrebbero. Poi ci sono gli uomini che dicono un sacco di Solo bugie, gli solo gli uomini. uomini che dicono un sacco di bugie, sono in minoranza, cosa posso fare? Cosa posso fare? Beh, guarda, quando lavoravo nel commerciale, l'osservazione degli occhi quando si è in una trattativa è importante, quindi da che parte vanno, se in basso, destra, sinistra, e quindi ho un po' rispolverato tutte queste cose. Ti faccio una domanda, già che hai tirato questo argomento, che è molto interessante. Siccome siamo tutti online, maestri, non maestri, siamo tutti in video call, eccetera. Adesso, in una trattativa che viene fatta a distanza, in video, è diventato più complicato anche interpretare il linguaggio del corpo, la PNL applicata nel linguaggio del corpo. Si sta modificando su capire le persone, perché va bene Allora, che c'è la. rimangono. Finisco la domanda, perché. Ci sono delle tecnologie adesso, le chiamano FinTech, che guardano il viso della persona che sta parlando e dalla tonalità di voce e dalle espressioni facciali In tempo traggono in reale. tempo reale, dicono se quel politico o quel persona sta dicendo o meno la verità su quell'argomento. Quindi ci sono aziende che stanno addestrando i propri collaboratori per andare in video in maniera asettica, per non permettere alle macchine. Le macchine stanno già lavorando su questa tematica qua, che è già attuale, che se usata per il bene potrebbe essere interessante. Purtroppo la usiamo per capire se il mio nemico, se il mio oppositore, se il mio avversario sta dicendo una cosa. Quindi già sta succedendo questa cosa qui. Tu Allora, guarda, come la vedi questa cosa qua, maestra? mentre parlavi di questo mi è venuto subito in mente uno scienziato, un neuroscienziato, Damasio, che sosteneva, ha detto una cosa bellissima, lui anzi l'ha scritta, e lui ha detto: se ci sono scienziati che pensano di poter portare e di poter sostituire l'uomo con la macchina e quindi appunto tutte queste tecnologie, lui dice sono degli illusi, è un'utopia, perché noi ci dimentichiamo di una cosa importantissima, le emozioni. E le emozioni, le macchine, mi dispiace, ma io sono d'accordo con Damasio, non sono in grado né di leggerle né di replicarle. Sì, hai ragione, però la tecnologia israeliana invece, Il il Mossad. Mossad e la tecnologia israeliana stanno andando molto perché una volta ci insegnavano, se io sto parlando con lei e sono in piedi e i miei piedi guardano la porta, il Vuol segnale non verbale è che dire, io voglio voglio, andare. sì, hai Ma ragione, se invece incrocio le se incrocio braccia, tutte queste. guarda, ci sono tante cose che sono uscite, poi sono state anche, oggi sono anche un po' Abolite. contraddette. Ad esempio, le braccia incrociate, una volta era chiusura, adesso in alcuni casi anche invece attenzione. Perché Quindi non è, non mi so, raccolgo dentro io, di me e sto allora io non attento. starei. Non starei su una rigidità di questo tipo, io guarderei le cose nel contesto, quindi è chiaro che se io sto comunicando qualcosa che all'altra persona può far paura o comunque può dare fastidio, le braccia conserte saranno una chiusura, ma se noi ci stiamo confrontando su un argomento interessante che condividiamo, probabilmente le braccia incrociate non dicono niente, quindi insomma io farei un po' attenzione al contesto. Sì, è in movimento anche questo aspetto di interpretare i gesti delle persone, anche post-pandemia. Ma abbiamo una scaletta, Abbiamo una scaletta! non l'abbiamo quasi mai. Una C'abbiamo la volta che abbiamo la scaletta! scaletta, Mi commuovo! torniamo indietro, ma ormai siete andati troppo avanti. E questa però è anche una mia curiosità. Volevo chiederti quali sono i tuoi metodi, i processi che utilizzi appunto per collaborare con gli atleti. Allora, metodi ce ne sono tanti, processi coinvolti ce ne sono tanti. Diciamo che io ho un po' creato un metodo fiore, Ah, metodo fiore fiore. blu, perché a me piace il blu, che lo identificano un po' come il colore della calma, della riflessione, e ho applicato il fiore come acronimo sia sull'individuale che sul gruppo, quindi sulle squadre.
E vado a, ad esempio, non so, F come fiducia o come flessibilità, secondo se gruppo, se individuale. Vado a lavorare su queste caratteristiche personali o di gruppo, ovviamente collegandomi poi a tecniche che, ripeto, arrivano da basi scientifiche, e cerco di, insomma, lavoro, non è che cerco, ma lavoro, su queste caratteristiche. Che secondo me, una volta che sono tutte in armonia e equilibrate, a volte anche su una linea di continuum, perché bisogna partire da una per arrivare alle altre, possono portare l'atleta, il gruppo o comunque anche l'azienda, perché si parla anche di gruppi di lavoro, ad una prestazione efficace e comunque desiderata. Ad esempio, non so, l'atleta la osta per osare. Quindi un atleta deve poter osare, deve saper osare, perché se non osa, non Certo. rischia, e se non rischia, forse non vinci. Mi viene in mente questa cosa. Una volta c'erano le balere e c'erano tutte le signorine sedute e questo mio amico diceva a quest'altro, ma tanto non balla, non la invito, tanto non balla mentalmente, tanto non balla. Invece l'altro andava a chiedergli balla, balla, e questo no, 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 no. Poi queste ballavano e questo qui andava là a ballare e questa gli diceva, vuoi balli con me? No. E lui diceva, ripasso dopo, ripasso Certo. dopo. Ad esempio nel fiore, Osare, ad esempio ripasso dopo. nel fiore dell'atleta c'è la R che è resistenza, no? Ah, sì. E nel gruppo, ad esempio, è reciprocità, che non sono scontate. Cioè, o meglio, in un gruppo si pensa di essere reciprocamente attivi, ma difficilmente quando si osserva una squadra o un gruppo succede questo. Cioè c'è la reciprocità, ma non nella contemporaneità. E quindi questo, quando viene a mancare la contemporaneità, la prestazione cala. Quindi il tuo fiore è molto diverso dalle margherite che avevano inventato per vaccinarci. Le Decisamente. margherite non ci sono, ma il tuo fiore c'è ed è affascinante ascoltarti su questi termini qua perché sono tutte lezioni che stai facendo in diretta per molti Eh maestri che sì. ci stanno ascoltando. Volevo chiedere, ho Certo, guardato maestro. un attimino il tuo sito e leggo questa Sì. citazione che è tua, quindi volevo che poi la condividesse con noi. Ognuno di noi, al nuovo via dello start, merita di ripartire dal blocco di partenza e di correre verso il traguardo. Volevo sapere come mai hai Sì. inserito questa frase che a me piace molto sul tuo sito. Allora, intanto è legata al mio logo che ho creato io. Avete visto questo fiore blu con un omino pronto a ripartire, Qual è il tuo quindi sito, in maestro, se vuoi darlo per posizione. chi ci sta ascoltando? Qual è il tuo sito? Allora, www.loredana-borgogno-psicologica.it. Il numero di telefono, se qualcuno volesse contattare professionalmente, volesse contattarti Sì, c'è. professionalmente, bisogna stare attento, sono in minoranza, devo stare attento professionalmente. 320 Sì. 714 Sì. 34 97. Grazie, Comunque sul grazie. sito ci sono tutti i riferimenti, grazie a te. Immagino, immagino. Allora, ripartire, ognuno merita di ripartire, è stato un aforisma che arriva proprio da una mia esperienza personale. Quindi, quando nella vita arrivano eventi importanti, eventi che fanno soffrire, eventi che ti portano via magari tutto quello che avevi costruito, o anche solo, quando tu magari vivi un successo e non lo sai gestire, un insuccesso e non lo sai gestire, non bisogna fermarsi, che non significa non mollare, perché sono due cose diverse. Uno può mollare e non fermarsi. E questa è una cosa che su chi fanno attenzione. Perché a volte fermarsi, fa molto bene anche. Per esempio, vi dicevo prima il fiore, la resistenza dell'atleta. La resistenza non è per forza, io ce la devo fare a tutti i costi. La resistenza può anche essere, in questo momento io non ce la faccio, io mi fermo e resisto da fermo,
a quello che sta succedendo, no? Quindi lasciare un po' passare le cose, lasciare che quest'onda a volte travolga, però questo non ci deve togliere, come dicevo all'inizio, della trasmissione, non ci deve spostare dai nostri obiettivi. Quindi tutti meritano un'occasione per ripartire. Bene, A un che restart. mi Ne piace, abbiamo bisogno sì. di un restart, quindi la frase che leggerò tra poco a chiusura della puntata, mancano una decina di minuti in regia, quanto ci manca la regia? È una decina, fa 8 minuti, 8 minuti ci fa. È un bel ragazzo in regia, dico perché ci sta Dai, che ci ascoltando. sta un'altra Non ci sta un'altra domanda, domanda, fu, su, avanti, via! c'ho la frase dopo, c'ho la frase. Allora, aspetta, eh. Che è azzeccata, Cosa forza. provo a Ho la scrivere? scaletta, ho la Ecco, allora, scaletta. scaletta, adesso la leggo, che così non sbaglio. Cosa si può modificare o migliorare a livello cognitivo lo sport nella persona, in particolare nelle discipline marziali? L'ho già detto anche un po' prima, diciamo che i processi che mi vengono subito così nell'immediato sono i processi attentivi, la creatività, l'ascolto di se stessi, ovviamente l'ascolto del proprio corpo. Ecco, questa per esempio è una cosa che a volte l'atleta trascura, perché l'atleta è talmente forte, tra virgolette, da non accorgersi quando il suo corpo gli sta dando dei segnali e quando magari gli sta dicendo guarda che ti devi fermare. E questo succede poi quando arrivano gli infortuni, perché molto spesso è stato un caso, ho messo male al ginocchio, e invece c'era una stanchezza del corpo comunicata, ma che l'atleta non ha saputo ascoltare. Il corpo ti ferma. E questa è una cosa importante. La percezione è sicuramente un processo sulla quale si lavora Il tanto. corpo ti Sì. ferma, e se tu non lo ascolti, il corpo ti ferma. È sicuro. Il Sì. corpo che c'è, la psiche nostra dentro, l'omino, il criceto nel caso mio, perché io ho un criceto, ti ferma. Ti Fermo. ferma. Facevo la Guarda, io ti frase, se la dico. regia dopo ci dà uno spazio ancora. Quanti minuti? 5 minuti, maestra. 5 minuti, puoi fare ancora una domanda bellissima. Alla nostra. Avevo già chiuso. No! Ciao! Parliamo di te. A un certo punto hai deciso di uscire di scena. Come ci si prepara all'uscita? Ecco, questo è un argomento interessante, andrebbe veramente approfondito perché l'uscita dal mondo dello sport, soprattutto da chi ha gareggiato tanti anni, è un passaggio molto delicato. In particolar modo, negli sport ovviamente più di ridondanza, quindi più conosciuti, più diciamo dei mass media, quelli più forti, ecco, perché si è dei grandi personaggi, lo si è anche in sport minori, però noi negli sport minori purtroppo siamo abituati a non stare sotto i riflettori per tanto. Però l'atleta che decide o che è obbligato, perché a volte succede qualcosa per cui è obbligato, o che abbandona per qualche motivo. È necessario che si prepari a questo passaggio, perché da un mondo dove lui è qualcuno per quello che fa, attenzione, e dove lui ci si ritrova e a volte ci si identifica, l'uscita può catapultarlo in un mondo, a lui sconosciuto. E questo anche a livello di amicizie, questo è un altro grande capitolo su cui chissà, forse scriverò un libro un giorno, Ah, brava. sull'amicizia nello Brava, brava, sport. verrai a presentarlo nel nostro Argomento dojo. molto delicato. Ma quindi diciamo che si può dire, si può utilizzare il famoso termine che bisogna riciclarsi, che a me piace molto Sì, personalmente come bisogna termine. prepararsi a questo, sì. Allora, il passaggio migliore è mano a mano che cala la resa e l'impegno nell'attività sportiva deve crescere lo sviluppo dell'attività professionale e quindi quella lavorativa. Perché quando si esce dal mondo dello sport, il mondo del lavoro è tutto diverso. A meno che uno non abbia fortuna, ma ripeto, questo negli sport minori è piuttosto Un po' difficile di difficile. collocarsi subito, non so, aprirsi una palestra, avere tanta gente, insomma, fare qualcosa di grande, ma sappiamo bene che è piuttosto complesso Tra l'altro le questo. palestre sono chiuse da un Ma anno. Ma va, tra va! l'altro le palestre sono chiuse da un Però io anno. direi che ha superato l'esame Ma egregiamente. mamma mia, ha pieni voti. Quindi adesso impacchettiamo il maestro La Maurizio, mi dai aspettiamo. l'indirizzo e.
No, ti spedisco a Torino. Ci dovevo andare il 18-19. Ti do una ventina d'anni per cercare di sistemare. 18-19 dovevo essere a Torino, venire a trovarti, invece è saltato l'appuntamento. Però ti aspettiamo nel nostro dojo, con i nostri ragazzi magari, rimetti il judogi e vieni con la tua bella cintura nera. Direi di sì. Sarebbe una bella lezione fatta da te, dal punto di vista del tuo fiore. Però ti fai proiettare te, io non ho voglia di essere proiettato. Io mi faccio proiettare volentieri. Dai. Faccio proiettare volentieri da un atleta così, è un onore farsi proiettare. Caspita, direi di sì. È un onore. Io direi di concludere la frase che ti dedico, perché secondo me è un proverbio giapponese che io amo e l'ho fatto mio tante volte nella vita, ma anche tu, credo, questo proverbio giapponese condividerai con me, allora, che sia molto importante. Allora dopo lo commentiamo, dai, svegliati. Vediamo se la regia mi inquadra. Mi stai inquadrando? Mamma mia, bellissimo. Lorenzo, inquadralo. La regia, vai regia. Dai. Il proverbio recita così, non lo dico in giapponese perché non lo so il giapponese, però dice: cadere 7 volte e rialzarsi l'ottava. È uno dei miei proverbi preferiti. Ricordo quante volte ce l'ho fatta. Ricordo la strada percorsa altre volte. Riprendo il sentiero, ricomincio a camminare. Questo è cadere 7 volte, rialzarsi l'ottava. È per noi, che per la nostra attività è veramente cadere. Per noi è cadere. Cadere. Perché c'è stato uno stage con il nostro soccer che ci ha fatto fare pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam. D'altronde questo ce lo insegna. Ti è piaciuta la frase, Enrica? Questo ce lo insegna anche Madre Natura, perché non c'è notte senza sole, non c'è caldo senza freddo. Questa è una perla. Che hai trovato, eh? Dobbiamo salutarti perché andremo avanti un'altra ora con te. Mi spiace perché avevamo ancora tanto materiale. Ci collegheremo un'altra volta. Ci collegheremo un'altra volta. Più avanti la serata. Ci ricollegheremo. Bene. Volentieri. Grazie. Un abbraccio a tutti. Un piacere. Grazie. Namaste. Ciao. Saluto a tutti i nostri che ci stanno ascoltando. Ci rivediamo lunedì con il nostro Soc che tornerà. Che oggi. Ci criticherà sta tantissimo. Sta bene, sono impegni di lavoro. Meno male che il lavoro c'è. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buona serata.